Oggi raga siamo finalmente nella challenge più epica in assoluto di Fortnite. La nuova modalità è con i carri armati insieme a tutto il team. Sarà qualcosa di incredibile raga, 15.000. So che non riesco a fare 15.000 con domani. Dicevo 15.000 like. Se volete un altro episodio con i carri armati e un altro episodio appunto di questa serie, trovate tutti i loro canali qua sotto in descrizione. Quindi raga mi raccomando, passate dai loro canali. E finalmente anche Luzio se ne è creato uno. E ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non volete perdervi altri episodi simili. Condividete il video con tutti i vostri amici e provate a fare anche voi nel vostro parco giochi la stessa challenge che faremo noi. Vediamo raga se appunto ci riuscite. Detto questo, andiamo in game. Outfit di oggi, raga, mirete teschio, portale infestato, che è un nuovo coso che ho sbloccato strafigo. Stuzzicadenti, sciame e luzzole. Ok, raga, allora, la sfida di oggi è dropparci tutti a bacino bucato. E poi, vabbè, si può andare anche nelle altre città, tipo Pinnacoli, eccetera. E cosa dovremo fare? Costruire due carri armati. Infatti, ci siamo già divisi in team. Saremo io e Samo contro Luz e Efe. Dovremo costruire due carri armati enormi in cielo, a qua, appunto, su bacino bucato. Avremo 15 minuti esatti per costruirlo. E dopo questi 15 minuti, raga, potremo fightarci in ogni modo, tranne con le armi esplosive. Sarà qualcosa di fighissimo. Verranno dei carri armati enormi. Iniziamo subito con la sfida. Ripeto, ogni arma è messa a meno che gli esplosivi. Quindi raga, per esempio, se avete, che ne so, un portatile, una fenditura, tutto quello che volete, le potete usare. Anche le granate puzzolenti. Quindi tutto quello che non causa esplosione, che può distruggere il carro armato, lo potete usare. Cure ovviamente sì, si possono usare. Raga, siamo tutti full materiale. Abbiamo tutti 999, a parte vabbè i 914 di pietra. Da adesso non ci si può più sparare per altri 15 minuti. Diamo inizio al timer. Timer iniziato, si può andare a costruire il carro armato. Vai Samu, vieni. Ok raga, praticamente saremo disposti in questo modo. Noi saremo qua sotto, quindi sotto l'isola centrale, e loro saranno invece sopra l'isola centrale. Ahi siamo, iniziamo. Allora, carro armato raga rialzato di 10 più o meno costruzioni. Siamo, facciamolo molto 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 ben rialzato. Rinforzatelo del tutto, perché qua raga, se rompiamo la base è la fine. Ok, noi ci siamo, siamo rialzati di 10. Voi come, oddio, come cacchio siete messi? Allora, con calma. Sarà complicata raga qua la questione. Questa qui è la nostra entrata. Perfetto, vai, iniziamo così. È simmetrico, almeno cerchiamo di farlo simmetrico, dai. Io confidavo in te nella parte del building, capo. Allora, Samu, fai una bella cosa. Te vai a prendere le trappole a pinnacoli, che ci servono assolutamente. Ah, oh cavolo, ma loro adesso ci sentono, mannaggia, possono usare i nostri trucchi. Questo, Samu, te sei un grande. Te sei un grande, non c'è niente da fare. Dammelo subito. Questa qui sarà la nostra arma segreta, vai, è perfetto. Sta roba, Samu, sai che è gigante. Oddio, ma guarda lì. Samu, il nostro, diciamo che non sembra proprio un carro armato. Allora, io ho la foto su WhatsApp di come potrebbe essere un carro armato. E diciamo che il nostro non è che ci assomiglia benissimo. Però diciamo che loro sono messi peggio. Ma cosa cacchio state facendo? Io almeno la mia un po' di forma ce l'ha. Allora guarda un po' Samu, adesso sfoggio le mie doti artistiche. Vediamo se riesco. Guarda che figata la parte davanti del carro armato. Ok, allora diciamo che il nostro carro armato sta prendendo forma. Adesso sono curioso di vedere l'altro. Allora abbiamo fatto sta roba qua davanti, che praticamente lo fa sembrare un carro armato là davanti. Ma cos'è? Raga, ma che, ma va sopra il nostro carro? Oh, non potete? Samu, guarda che figo da davanti che è il carro armato. Ma quante ne sappiamo, raga? Ma quante... Mannaggia, che fortuna che c'è il deltaplano, Samu. Fortuna che c'è il deltaplano. Allora, dobbiamo editare le costruzioni qua sotto, però. Non ci avevo pensato, cavolo. Bisogna editare anche queste. No, raga, sarà complicata sta roba, ve lo dico. Vai, bisogna solo chiudere la parte in alto. La parte dentro, Samu, è venuta molto bene. Ma chi è l'intruso? Chi è l'intruso? Oh, ci spia dall'interno. Oh, no, Efe, cosa stai facendo? Samu, inizia a mettere le trappole. Sarà, vi giuro, raga, il nostro carro armato sarà devastante per quando entrerete. Ma lo chiudiamo tutto? Che dici? Bisogna chiuderlo tutto, Samu. Vai, te procedi con i lavori. Inizio a mettere trappole. Guardate, raga, che bella sta entrata. Poi, Samu, bisogna fare la torretta sopra. No, aspetta, non chiuderlo per quel livello, perché lo chiudiamo per livello sotto. Ti fai solo i muri intorno. Adesso ti spiego cosa andremo a fare. Sarà difficile come cosa. Raga, 6 minuti rimanenti. Voglio vedere cosa hanno creato loro. Allora. Il nostro non assomiglia a un carro armato. È un carro armato, Efe. Il nostro è un carro armato, non potete dire niente. Faccio anche la torretta sopra. Questa è una delle challenge più difficili che abbia mai fatto, raga. Questa è veramente complicata. Cavolo, ma è asimmetrico. No, Samu. No. Samu, non ci credo. No, non è che è asimmetrico, solo che l'abbiamo fatto qua solo di due. Non posso farci il cannone. Ma fallo doppio, fai il doppio cannone. Va bene, doppio cannone, Samu. Raga, voi il cannone, voglio vedere come ce lo fate su qualcosa. Prima dovrebbero fare il carro armato. Esatto. È quello il problema. Samu, finito. Ma guarda che roba figa che abbiamo combinato. Cioè, guarda che figata. A parte sotto che bisogna editare qualche costruzione, sta venendo un vero e proprio carro armato con doppio cannone. Raga, non avete chance, proprio non avete chance. 4 minuti e 33 rimanenti, Questa volta hai Samu e io avremo la meglio. Samu, ci servono le armi, cavolo. Vabbè, Samu, sì. Noi abbiamo ancora l'arma segreta. Raga, vi ricordo che non potete tirare per ora trappole e granate e tutto quello che volete. Dovete aspettare dopo. Però potete tirare qualsiasi tipo di granata. Samu, questi sono stati belli cattivi, te lo dico. Siamo stati belli cattivi. Ancora 3 minuti 25.
5. Oddio, Samu, che figo là dentro. Ok, bisogna finire di ritare le scale. Samu, facciamo una scala che porta il cannone sopra. Una cosa del genere. Qua facciamo una cosa qui così. E qua da dietro invece qualcosa del genere. Ok, qua raga, ovviamente tutte queste trappole, se si casca dentro, ci siamo, abbiamo anche l'accesso al cannone. Che figo. Qua raga, praticamente tutto un percorso che fa così. Però aspetta, aspetta, aspetta. Qua abbiamo fatto qualche calcolo in meno. Vai, vai, te vai a prendere i materiali, Samu. Dai, ti butto intanto i miei quack, così almeno te sei a posto un po'. Tieni ok, questa qui è l'entrata al carro. Dobbiamo levare queste scale sopra. Va bene, adesso prendo tutto. Grazie mille. Ok, vai, perfetto. Qua raga, praticamente funziona in questo modo. Abbiamo ancora 1:39 intanto per avviso tutti. Dentro il carro armato è così, con una scala enorme. Qua raga, si va ovviamente al piano sotto. E guardate quanto cacchio è cattivo il piano sotto. Il nostro carro armato, raga, è bello cattivo, io ve lo dico. Qua qualche altra trappola per sicurezza, in caso mancassero. Vi dico solo che sicuramente se venite da noi non avete scampo. Vi dico solo questo. Ok, raga, un minuto rimanente. Oh, che cacchio è il vostro carro. Però devo ammettere che è figo. Cioè, ci sta. Nel senso, il cannone è fatto bene. Ok, raga, altri 3 minuti di tempo solo per sistemarci le armi. E poi si inizia a fightarci. Samu, quante cacchio sono? Ok, aspetta, ci passo in mezzo. Oddio. Questo ovviamente è mio. Io ad armi diciamo che sono messo bene con quella distanza, eh. Ovviamente, raga, non si possono usare esplosivi. Voi siete pronti? Ok, perfetto. Raga, io ho paura di vederlo il vostro. Ma tu quante roba ci avete messo? Quante trappole? Allora, con calma, raga, no, evitate di rompere tutto. Effe, so che il nostro è pieno di trappole. Lo so che è pieno di trappole. Ma non si può entrare. Ma come non si può entrare? Aspetta, aspetta. Che qua, raga, è un casino. Ma Samu, c'è un'entrata. C'è un'entrata fatta apposta che io sto per distruggere. Cioè, meglio io sto distruggendo. Raga, voi state scherzando. Voi state scherzando. Io come faccio a entrare qua dentro? Io come faccio a entrare qua dentro? No. Servate, no. Sì, no. Allora, calma. Samu, c'è un modo per salvarsi. Aspetta, io l'ho appena scoperto. Guarda, non c'ho mai. Come faccio? Allora, adesso qualcuno di voi mi dica: io come faccio a entrare nel vostro carro armato? Ditemi come cacchio faccio, è impossibile. È pieno. Oh, ma davvero? Raga, ora abbiamo 10 minuti per fare più kill possibili. Partiamo entrambi da ovviamente 2 kill, perché noi ci siamo fatti male con le loro trappole e loro con le nostre. E praticamente l'obiettivo sarà far più kill nei nostri 10 minuti. Ovviamente anche loro stanno partendo dalla base del loro carro armato. Da ora in poi possiamo lanciare ogni tipo di granata, ogni tipo di cosa, tranne qualsiasi tipo di esplosivo. E possiamo ovviamente andare nella loro base con dei ponti o cose varie. Siamo attenti ai cecchini. Attento ai cecchini. Io questi qui li vedo male. Siamo io vado in una posizione molto strategica. Guarda un po' dove sono. Come ci lasciano? No. Mannaggia loro. Ci sta lasciando? Aspetta, ne vedo uno. No, siamo sopra di me. Cerca di stare dentro il carro armato, che fin quando... Eccolo. Oh, ma... No. Sì. Una kill per loro. Ma devastato con una cecchinata. Non ma quasi nemmeno terra. Mirato. Io però, raga, bisogna aspettare che atterri, eh. Non potete sparare perché non tocco terra. Cavolo. Samu, sono da noi. Ah, no. Quanti? Samu, dove cacchio sei? Questi qui ci stanno devastando. Questo è morto? No, non è morto, scherzavo. Mannaggia te. Non so chi sei, ma mi fai schifo. Ah, aspetta, gli lancio un po' di roba. Lo so che sono l'UTF, sono il pro player, però. Aiuto! Guarda che cosa sto tirando. Samu, guarda che cosa sto tirando. Oh mio Dio, questo sconvolgerà completamente il game. Aspetta, Samu, ci penso io, tranquillo. Cioè, dobbiamo giocare molto, molto in tattica. Vabbè, F, stai provando uno scope. Calma. Vabbè, con F con il pompa così, però è impossibile, eh. Con F, raga, fight tra me e F, incredibile. Non era mai successa una cosa del genere prima d'ora. Non ho mai fatto un fight contro F. Eccolo. Samu, mi spara da sopra. L'ho visto. Dove sei? Vieni veloce. Allora, posso venire. Stai calmo, eh. Eccolo. Niente. Una kill per lui. 35. Samu ha pochissima vita. Abbiamo raggiunto la cima, io lui. Tranquillo, è morto. È morto per forza. 72. Samu. Dov'è? È qua da me. No, dietro. 14 HP, Samu. Sono praticamente morto. Abbiamo 7 minuti, raga. Per ora sono in stravantaggio loro. Mi sa che stavolta hanno vinto. Anche se non sono il carro armato più bello. Grande. Io darmi diciamo che non sono messo benissimo. Mi mancherebbe un pompa. Loro sono a 4 e noi siamo a 1. Vai, 3 kill di differenza. Tranquillo, aspetta. Ci sono. Vai, Samu, spara. No, raga, non potete spararmi. Non ho toccato terra. Niente, non potete. Dovete prendere 50 HP. Per forza. Questo qui muore. Raga, non potevate, comunque non è valido. Ecco. F sta morendo. Oh, morto Luz. E io ci sono anche F. F, te devi far dare 50 HP per forza. Che me ne hai tolti 50 prima. Quindi stai fermo un attimo. Stai fermo. Ok, 40. Va bene lo stesso. Eccolo. Madonna. 7 HP. Vabbè, GG. Mannaggia voi, raga. Ma che cacchio siete? Una macchina da guerra. No, infatti non ho capito. Samu zitto. No. Mi ha sentito. Ma perché mi hai sentito adesso? Non prima quando c'avevo il paracadute. No, dai, vabbè, quell'altro da sopra.
Ma guarda questo, mannaggia te. Samu, ho urgentemente bisogno di aiuto in questo momento. Urgentemente bisogno, non è che sono salito qua sopra, sono atterrato ed ero qua. No, ho urgentissimamente bisogno di aiuto. No, raga, c'è un cecchino che io non vedo, non so dove cacchio sia. Dove sei, Efe? Oh, l'ho visto, forse l'ho visto. No, non l'ho visto, scherzavo. Raga, un minuto rimanente. Samu, dobbiamo impegnarci. L'ultimo minuto sarà impossibile, te lo dico, sarà impossibile vincere noi. Però noi abbiamo fatto il carro armato più bello, e questo è quello che conta, forse. Eccolo, scende giù. Quanta vita ha preso? Un bel po', mi sa. Dai. Naggia te. Madonna. Luz, con quale velocità? F da sotto, grandissimo. Eccolo Efe. Vai su Efe. Dai che muore anche lui. Vai. E dai che muore anche Efe. GG. Samu, abbiamo Luz che è molto sopra di noi. Proviamo qua tutto, raga. 2 secondi rimanenti. Avete vinto. Samu, abbiamo perso 13-6. Vabbè, Quanto siamo forti. Il carro armato più bello l'abbiamo fatto noi. Non c'è niente. No, raga. Votate nei commenti qual era il carro armato più bello. Ma secondo me è il nostro. Mannaggia, non potete spararmi. Io vi ricordo un bel ex se volete un'altra sfida del genere, raga. Questa volta l'hanno vinta loro, ma la prossima volta sicuramente ci rifaremo. Detto questo, mi raccomando, condividete il video con tutti i vostri amici. Provate a fare la challenge in parco giochi insieme ai vostri amici. Iscrivetevi al canale, attivate la campanina se volete fare un'altra challenge del genere. Grande Samuel, ammazzate entrambi in un colpo. No, sono morto io. Cioè, io quindi sono rimasto l'unico vivo. Detto questo, raga, noi ci vediamo in un prossimo video. Mannaggia te. No! Come hai fatto? Ciao Giurma!